Allora, siamo con un grande professore che sa divulgare bene la sua materia e è il regista dello spettacolo Up and Down, dico sì, bene? Dici bene. Però, mentre facciamo due passi, ci dici qualcosa sulla tua materia, sulla comunicazione? Sì, la mia materia è filosofia e filosofia è di per sé un qualcosa di rivoluzionario, perché quando inizi a fare filosofia cambi schema di pensiero, cominci a vedere le cose da un altro punto di vista e diventa quindi una rivoluzione naturale. Probabilmente viene considerata una materia ostica perché usa dei termini che sono termini appropriati e profondi, ma in realtà se riusciamo a comunicarla anche in modo popolare, come ad esempio tramite canali YouTube eccetera, ho visto che c'è una grandissima risposta. E nel leggere le cose in modo diverso viene anche la voglia di leggere la disabilità in modo diverso, il teatro in modo diverso, e per questo sono nati i Major von Frintz 25 anni fa, con i quali facciamo spettacoli, l'ultimo è stato Scaraventati, e ora siamo da 9 anni in collaborazione con Paolo Ruffini, un grandissimo comunicatore, dove abbiamo unito il nostro modo di comunicare e è venuta fuori questa miscela esplosiva che è Up and Down, che può muoversi in teatri, piazze, centri commerciali, perché il teatro deve essere per tutti. Ruffini diceva che i livornesi sono matti, suppongo in senso super buono. In che modo c'è questa comunità che si muove? I livornesi siamo atipici, no? Se uno è tipico viene di fatto escluso, quindi siamo sempre alla ricerca di una tipicità e questo poi diventa una sorta di condanna, perché dobbiamo sempre esagerare, dobbiamo sempre mostrare un qualcosa, però c'è poi una grande profondità umana e è una sorta di riserva indiana. Livorno è come i Pelle Rossa, che hanno un loro modo di vivere, un loro modo di interpretare il lavoro, il mare, che non si concilia con nessuno. E quindi questo ci rende orgogliosi di questa città e anche curiosi di quello che c'è all'esterno, perché quando vai via da Livorno ti scopri un mondo diverso. Mi ricordo alcuni aneddoti che lei ha trasferito ai suoi allievi per dimostrare proprio questo fatto di atipicità. Sì, sì. Noi a Livorno, per esempio, si parla alla rovescia. Se c'è una bella ragazza si dice brutta lei, se uno fa una bella vita la fai gobba la vita, cioè c'è sempre questa cosa del contrario, del contrasto. Il tuffo più bello di Livorno è la Siuschi, dove vince chi fa più schizzi. Normalmente nei tuffi chi fa meno schizzi è più bravo. Noi giochiamo sempre su questa logica del contrario. Com'è stato l'approccio con i ragazzi? Come hanno vissuto il loro primo approccio col teatro? Ma ormai sono 26 anni, quindi sono cresciuto anch'io, mettiamola così. E è stato un approccio magico, perché io nel teatro, da livornese, da filosofo, cerco la tipicità. Quindi un ragazzo disabile per me è un elemento di potenza maggiore, perché è immediatamente atipico. Inoltre sono disabili livornesi, questo aumenta la tipicità. E poi abbiamo fatto una fusione col mondo degli adolescenti, che hanno anche loro tante atipicità. Quindi viene fuori questa miscela incredibile di disabilità, gioventù, corpi che vengono considerati formalmente belli, corpi dionisiaci, e viene fuori quello che è il teatro, ovvero l'esplosione. Prof, ci lascia con una frase filosofica che possa essere uno spunto di riflessione, perché anche Ruffini dice che il teatro deve essere fonte di emozione e riflessione. Ma prendo in prestito una frase di Søren Kierkegaard, no? Che diceva che l'uomo è un essere desiderante che non raggiungerà mai ciò che desidera. Lui ha portato questo al pessimismo. Per me invece il fatto di non riuscire mai a realizzare ciò che si desidera ci dà una spinta a cercarla sempre e a vivere in profondità. Ragazzi, prossimamente sentirete questa intervista a Radio in Fiore, seguiteci. Prof, grazie, perché lei mi ha fatto scoprire bene la filosofia e mi ha passato dei concetti molto, molto importanti che io al liceo, avendo fatto liceo artistico, non avevo ancora ben assimilato. Ma io sono felice, incontrare qui un seguace di Lambe Canale è stata una cosa straordinaria. Grazie. Grazie prof. Grazie. Buona giornata. Grazie.